Ciao, sono Dario di Alternativa Linux. Vedere DVD e Blu-ray in Linux è forse un'esigenza un po' fuori dal tempo nell'era dello streaming e con la progressiva scomparsa di lettori ottici da computer portatili e fissi. Ma per abilitare la riproduzione di DVD e Blu-ray in Linux bastano alcuni rapidi accorgimenti ed un riproduttore open source come VLC o il Media Center Kodi. Quella di vedere DVD e Blu-ray in Linux potrebbe sembrare un'esigenza davvero superata. Ormai anche la vendita di prodotti di intrattenimento video si sta progressivamente spostando dal supporto fisico allo streaming. Io però ho una discreta collezione di Blu-ray e non mi sono mai dotato di un lettore da tavolo perché nell'epoca in cui masterizzare era un'attività quasi quotidiana, mi ero dotato di un masterizzatore Blu-ray e ancora sono in grado di riprodurre ogni tipo di disco senza ricorrere a soluzioni esterne. Ho testato la soluzione in Linux Mint, ma anche con Ubuntu e derivate della famiglia Debian il risultato dovrebbe essere garantito. Ho testato la soluzione con VLC e col Media Center Kodi. Ne basta solo uno dei due. Puoi benissimo accontentarti di VLC, collaudatissimo anche per la visione di Blu-ray, se non ti serve un Media Center con i fiocchi come Kodi. Sia VLC che Kodi sono installabili con un clic dal gestore applicazioni di Linux Mint o dal centro software in altre distribuzioni. Per abilitare la riproduzione di DVD servono due cosiddetti pacchetti. LibDVD-CSS2 serve ad integrare nel sistema la decodifica di DVD e Blu-ray protetti. Per ragioni legali, tale pacchetto non può venire incluso nell'installazione del sistema operativo, ma può essere installato separatamente. Il pacchetto libdvd-pkg consente di dotarsi di ulteriori librerie necessarie alle visioni di DVD. Se proprio non vuoi usare il terminale, puoi cercare di installare i pacchetti anche dal gestore pacchetti Synaptic, ma se copi e incolli il comando che trovi nella descrizione, fai prima. L'utilità di installazione mostrerà alcune schermate in cui sarà utile abilitare anzitutto l'aggiornamento automatico di libdvd-css2. Poi ti verrà spiegato che il libdvd-pkg serve ad automatizzare lo scaricamento e configurazione delle librerie necessarie alla visione di DVD e che altri pacchetti saranno scaricati per circa 80 MB. Confermate le operazioni, basterà anche meno di un minuto per avere la tua installazione di Linux Mint o altre distribuzioni pronta alla riproduzione di DVD. Inserisci quindi un DVD nel lettore. Il disco verrà montato nel file system, come si dice in Linux, che non ha le unità CD, eccetera, come in Windows, e un'icona sarà posizionata sul desktop. Inoltre, una finestra ti notificherà l'inserimento del disco chiedendoti cosa fare e potrai selezionare VLC o Kodi dall'elenco delle applicazioni suggerite. La riproduzione sarà immediatamente avviata e potrai anche interagire con l'eventuale menu del DVD. Per riprodurre Blu-ray servono altri tre pacchetti. Per decodificare legalmente contenuti protetti nei dischi, per la gestione dei dischi Blu-ray e per la gestione dei formati video e audio tipici dei dischi in alta definizione. Nella descrizione trovi un altro comando da incollare in una finestra di terminale. Viene chiesta conferma e in alcuni casi un avviso indica che saranno scaricate ulteriori librerie necessarie. Al termine delle operazioni, Linux sarà in grado di gestire e riprodurre, tramite VLC o Kodi, i dischi Blu-ray non protetti. Ma per vedere titoli commerciali serve un ulteriore passaggio. Si deve scaricare un file, un database contenente codici di autenticazione per la decodifica di moltissimi titoli Blu-ray protetti tramite lo standard AACS. Ho detto tantissimi, non tutti. Può infatti succedere che alcuni titoli non siano presenti nel database, che conta sull'iniziativa degli utenti, o di tutti quei casi in cui il sistema di protezione dei contenuti del disco non usa lo standard AACS. Personalmente però non ho mai avuto alcun problema con alcuno dei titoli della mia collezione. Entra nel sito di cui metto l'indirizzo nella descrizione e nella parte Downloads scarica il file per la lingua che vuoi. All'apparenza alcuni sembrano meno completi rispetto a quello in inglese, ma l'unica cosa che cambia in quelli in altre lingue è che il titolo del film è tradotto ove disponibile. Dentro l'archivio zip c'è il file kdb.cfg,
che va posizionato in un'apposita cartella nel sistema. Puoi fare tutto con il File Manager, quindi in modalità grafica. Per Linux Mint apri Nemo nella tua cartella Home, poi abilita la visualizzazione di file e cartelle nascosti con la combinazione di tasti Ctrl più H, oppure dal menu alla voce Visualizza, Mostra file nascosti. Cartelle e file presenti saranno ben più di quelli che sei abituato a trovarci. Entra nella cartella .config e creaci dentro una cartella AACS. Adesso spostaci il file kdb.cfg scaricato, ma accerta che kdb sia in lettere maiuscole perché altrimenti non funziona. Poi puoi disattivare nuovamente la visualizzazione di file nascosti in Nemo. Fatto, non dovresti avere neppure bisogno di riavviare il sistema per poter vedere subito un Blu-ray in Linux Mint e anche in altre distribuzioni. Ma non far aprire automaticamente il disco perché il risultato non è quello desiderato. Devi aprire VLC e intervenire nel menu da Media, Apri disco, oppure con la combinazione di tasti Ctrl più D. Seleziona Blu-ray nella finestra che si apre. VLC dovrebbe avere capito in quale posizione è montato il lettore con il disco Blu-ray, dovrebbe quindi bastare premere sul bottone Riproduci. Se VLC dice che è impossibile aprire la posizione, accerta se il lettore ottico è effettivamente montato nel file system nella posizione Dev SR0. Potrebbe essere SR1 se ci sono più lettori. Apri l'utilità dischi, identifica il lettore e controlla su quale posizione è montato. Se hai ancora errori relativi a chiavi AACS mancanti o il file kdb.cfg non ha il nome file scritto in maiuscolo o forse non si trova nel percorso previsto. Se la riproduzione si avvia, puoi usare i tasti con le frecce sulla tastiera e l'invio per spostarti tra le voci del menu del disco e selezionare le opzioni. Alcuni dischi però adottano menu molto evoluti ed interattivi che VLC non è in grado di gestire. Qualora il disco inserito non possa essere riprodotto, dalla finestra Apri Media, aggiungi il segno di spunta sull'opzione No Disk Menu. Se hai problemi a riprodurre Blu-ray, prima proverei se lo fa con diversi dischi, per capire se per caso uno di essi non sia presente nel database delle chiavi KDB. Altrimenti non ti resta che estrarre preventivamente il contenuto del Blu-ray. Il mio consiglio è quello di ricorrere all'applicazione open source Handbrake che trovi nei repository ufficiali, quindi anche nel gestore applicazioni. Una semplice estrazione del contenuto in un file MKV può essere cosa relativamente rapida, ma l'eventuale ricodifica in altro formato richiede tempo, un computer dotato di tanta potenza di calcolo e una scheda video adeguata. Un'altra soluzione è quella di ricorrere a MakeMKV, che semplifica molto il processo e provvede ad esportare i contenuti selezionati dal Blu-ray senza conversione. Il risultato viene infatti inserito in un contenitore Matroska in formato MKV. Nei repository e nel gestore applicazioni trovi la versione di MakeMKV che si affida al sistema di gestione di pacchetti di FlatHub, che potrebbe rendere necessario scaricare quasi un gigabyte di dati. Ma l'ultima versione stabile di MakeMKV per Linux la trovi anche nella pagina in inglese del suo forum e viene sempre aggiornata. Metto il link nella descrizione. Per poterlo installare però devi seguire le indicazioni suggerite nella pagina. Ok, è tutto. Ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche per sapere quando pubblico un nuovo video e ti ringrazio per l'attenzione. Ciao!